Ditemi come la vedete. Elena. Allora, io la vedo, è lei, e tiene per mano suo marito, che però è un bambino di 7-8 anni. E prende per mano e dice: vieni che dobbiamo andare in questo posto. Il posto è a fare la sua sessione, no? E gli dice: non posso lasciarti a casa da solo, sei troppo piccolo. È diciamo come lei percepisce il suo marito, ecco. Ti dà l'autorizzazione? Come se lei fosse in dovere verso di lui in quel senso, come se fosse suo figlio. Sì, mi dà l'autorizzazione, sì. Monica? Quello che mi mostra è un'immagine abbastanza suggestiva, perché la vedo come dentro una galassia e lei che cammina su una maglia color oro. Una maglia tipo, come dirti, come se fossero le calze a rete, no? Quel tipo di maglia. Ti dà l'autorizzazione? Sì. È meno consistente di come la vedo io di persona, è come più energetica, diciamo. Sì, mi dà l'autorizzazione. Va bene. Vibrazione. Stavolta Elena e Monica, se hai qualcosa di diverso da vedere, lo dici. Vibrazione. 27 miliardi. Un pochino più alta la vedo, 39. Consapevolezza. 161. PS. 39. Vite. 1145. Cervello, capacità medianiche. 9.1. Monica. Sì. Monica, entità eteriche, se ci sono, che questa non è la prima sessione di Mirella. Poi Un con serpentello. 27, 30 miliardi di vibrazione. Poi. 2 DL, altro non mi sembra. Elena? Sì. Se la vedevo più come tipo una lucertola allungata, ma... Una biscia, Va sì. bene. Sì, Con le zampe però, più o meno. Un Diciamo che rettile, sì. queste non sono interferenze. Rimanere senza interferenze tipo santo, che poi santo non è inutile, impossibile. Per dire, Elena, guarda se Monica negli ultimi 2 mesi ha avuto tipo un serpentello e 2 DL. E poi la stessa domanda a Monica per Elena. Allora, tipo un 15 giorni fa, proprio a passare dalla notte al pomeriggio, ok? Durante la mattinata, direi da fine notte, quindi mattina molto presto, fino a metà pomeriggio, ma tipo due ragnetti, scarabei, ecco. Monica? Fa sorridere perché ho visto degli insettoidi anche da lei. In alcune circostanze di confronto familiare, diciamo, ecco. E poi? E adesso, come dire, Elena è la donna degli insetti, è No, fottuta, è in mezzo alle. assolutamente. Cose passeggere. Ok, quindi diciamo che Mirella ce l'ha fatta, è senza vibra, senza interferenze. Entità mentali, Monica. Allora, io ne vedo due piccole, non è che sono così rilevanti, eh? Aspetta, perché non riesco a capire, se queste le devo dire insieme, penso di sì. Sì, allora, perché uno riguarda proprio il suo rapporto con il maschile e mi dà
Ape operaia trattino gigolò. E l'altra invece, dilemmi matrici. Cioè della Matrix. Livelli? Direi che dilemmi matrici più sul 2. E l'altra che riguarda il mondo maschile è più verso il 3. Elena. Sì, io vedo questa entità mentale che forse, cioè, sono quelle due lì la stessa, perché è come se vedessi che fa 1, 2, livello 1, 2, 1, 2, quindi ci sta 2, 3. Sì, ed è proprio molto simile, cioè, diciamo, estendo un po' il discorso di Monica, nel senso che dilemmi matrici io lo vedo proprio come un aggancio di pensieri tendenzialmente che la tengono verso il basso, ok? E quindi come se venisse agganciata proprio da un gancio, ok? E i pensieri partono da lì, non possono essere più alti, quindi con una vibrazione piuttosto tendente al negativo, e l'altra è proprio invece questo aggancio sempre mentale di pensieri, ok, della quasi come se la fiamma fosse un'ossessione, ok, quindi essendoci il pensiero fisso della fiamma, non riesce a concretizzare, a trovarla e a sganciarsi anche dal marito. Impianti, Elena. No, allora hanno tentato di rimettere quell'impianto sulla mano sinistra, quindi i tagli sono stati come una difesa della PS. Allora, come se fossero riusciti a rimetterlo, ma la PS cioè proprio fisicamente i tagli sono venuti per, diciamo, far sì che l'impianto che tentavano di mettere fosse eliminato. Ok, quello lì. Ah. E poi a livello mentale, come se in questo momento cercassero di, tentassero di rimettere un impianto mentale, ma come se partissero da fuori a gradi, no? Quindi in questo momento è come se lei avesse un casco esterno energetico, che è un impianto, ok? E il loro obiettivo era quello di pian piano farlo entrare nella testa di Mirella. Anche Monica. se non è vero. Sì, ho visto questo tentativo di inserire le lame. Ma poi non è andato in porto. Va bene, cinema Monica, ci mettiamo il marito, l'amica, marito bambino che ha visto Elena accompagnato in permano, l'amica, ex nostra cliente e una fiamma, se c'è. Sei identificabile. È perché io ne vedo diverse, grezze. Non ne vedo una fissa e ci sono. Ne vedo tre. Il marito c'è, tipo vestito quasi da scolaro, appunto come se stesse pronto per andare a scuola. E l'amica è in primissima fila. Il marito, io vedo in seconda. Elena, qualcosa da aggiungere? Sì, c'è una fiamma grezza che è forse quella più, diciamo, la possibilità più probabile. Che quasi, cioè, ha quasi la forma, no? Vedi la forma di un uomo abbastanza alto, elegante. Non si vede proprio, non si vedono proprio i lineamenti, ma una tipologia, no? Quasi un po' trasparente, che rimane in piedi e dice: finché tu non fai quel salto, non ci possiamo trovare. Io attendo qua. Quale salto?
È il salto di prendere delle decisioni più affermative. È come se lei si fosse raccontata, tra virgolette, di aver fatto dei passi, ok? Ma sono quasi dei passi teorici, non so come dire, come se, sì, passi teorici, no? Qualcosa di grande, di concreto e grande nella Matrix non l'ha fatto. Mi viene, da quando ha esposto i punti, Mirella, mi viene in mente il Signore degli Anelli. Questo anello, questo anello, questo anello. Lei si è fatta un anello. Ha fatto fare un'incisione ad Eternum sopra, l'anello è d'oro, giusto? D'oro, no? L'anello ha fatto un po' di giri, l'anello è stato testato con il test kinesiologico ed è un no. L'anello è il simbolo dell'unione tra due persone. Chiamiamo l'anello al cinema. Arriva rotolando, se vuole arrivare. Monica. Vedo che si piazza praticamente, si infila all'interno, quindi trovandosi poi in mezzo della fiamma, quella un pochino più formata. Quindi la fiamma un pochettino più formata si trova circondata da questo anello. Sì, io non vedevo che lo circondava, ma era come se si fosse messo al posto del, diciamo, dell'addome, proprio lì. Verticalmente. Sì. Ma causa esoterica dell'essersi fatta questo anello. Ma quello che mi viene è come se lei si fosse sposata con la La causa. PS, sì, nel senso, no, con la PS, ma come se la PS fosse qualcosa di esterno. E lì limita tutta la sua energia verso l'esterno, sì, nel senso che questo pensiero, no, fisso della fiamma è incastrato lì. È incastrato in questa unione con la sua PS che è esterna, però, secondo questo patto, ecco. Monica. È come se si arrotolassero in cerchio due dilemmi, cioè è un dilemma di due aspetti di se stessa. Perché da un lato lei è l'ape operaia che dà accudimento e nutrimento, e quindi mi fa vedere proprio l'ape che gira in cerchio. E quindi è quella appunto che si sente quasi in dovere, okay? Di doversi occupare del marito, di nutrirlo, anche da un punto di vista di presenza. Dall'altra, però, all'interno del dilemma, quindi sempre a girare in cerchio, c'è questo gigolò, proprio come se fosse un girotondo. Ma gigolò che non ha nulla a che vedere ovviamente con la prostituzione, ma ha a che vedere con un certo tipo di uomo ideale. Perché, insomma, no? Uno gigolò sarebbe proprio una sorta di incarnazione di tutta una serie di pregi Cliché. maschili, sì, esatto, no? Dove lei riesce ad esternare due aspetti molto diversi di se stessa. Perché da un lato lei nel rapporto con il marito, come se fosse il primo cerchio, riesce proprio ad essere quella Mirella materna che poi nella vita non è, perché appunto lei ha scelto di non aver figli. E invece nel rapporto con lo gigolò, lo chiamiamo così, ovviamente sempre specificando che non c'entra nulla il pagamento della prestazione, ma c'entra appunto l'uomo ideale, lei riesce ad essere molto più trasgressiva, molto più femmina, ok? Non madre, ma femmina. Ed è come se fossero due anelli che vorrebbero incastrarsi, fondersi in un unico e non riescono. Elena. Sì, questa parte è proprio esatto, materna, ok? E quindi io non posso essere madre perché ho deciso
di prendermi, di essere madre di mio marito. Ok, quindi ho fatto questo patto animico con lui. Però dall'altra parte, appunto, c'è questo, vedo proprio questo dare energia al pensiero della fiamma e quindi limitare le sue azioni verso su questi due aspetti qua. È una connessione un po' disturbata oggi. C'è una causa esoterica. Che succede? Non so, mi è apparsa l'indagine che abbiamo fatto l'altro giorno. È come Sul se. terremoto. Sì, è come se sanno che andiamo a dire Parlare di qualcosa di quadrosensi. importante. Va bene, facciamolo subito. Grande portale aureo, un cerchione gigantesco, un grande portale affamato aureo, dove ci sono informazioni, dove c'è, dove riveliamo ai disincarnati che vorranno provare a entrare, poi se vogliono possono anche uscire, nessuno glielo vieta, andranno a vedere che informazioni ci sono lì dentro. Chiamiamo prima di tutto tutte le vittime del terremoto in Turchia. Turchia e Siria. Siria. Ce ne Quante ne sono proprio arrivano? tante. Ma io ho visto 7.000 più che 5.000, è come se ce ne sono altre che ancora devono Sì. essere Sì. scoperte o che non sono state conteggiate. Sì, alcuni ancora sotto le macerie. E queste anime sono tutte erano tutte nella pancia di Moloch? Ovviamente il nostro linguaggio figurativo, figurato. Sì, erano tipo come se fossero state incastrate, imprigionate lì in quel momento. Sì, per essere poi assorbite, assolutamente sì. Monica. Sì, ho visto quasi come se lui si ritenesse a digiuno. E quindi dovesse farsi una gran scorpacciata. Va bene, tutti i disincarnati di vittime di Cinivac, effetti avversi da Cinivac, influenze di moda, eccetera. È come quasi se già Dico. si stessero mettendo in coda alcuni che stanno per, oltre a quelli già deceduti, alcuni che sono proprio lì lì. Proprio perché essendoci molti malori improvvisi, e quindi si tratta proprio di questione di ore, O sono di già lì secondo. pronti quasi. Sì, infatti. Sì, io ne Quanti vedo sono? 39 milioni in questo momento. In tutto il mondo. Ma sì. Monica? Però è quasi Quasi. come se davanti ci fossero quelli degli ultimi mesi, ecco. Eh Sì, vabbè, ma sì, li chiamiamo tutti, eh? sì. Allora, davanti ci sono questi 39 milioni che sono degli ultimi mesi. E poi è come se gli altri stanno arrivando, no? Come se ci fosse stato talmente tanto un aggregarsi di questi che l'informazione agli altri sta arrivando, ma con più calma. Ecco, ci è voluto un attimo. È pessima la connessione, non so perché. Vi sento un po' a tratti, vi sento, riesco a sapere cosa state dicendo, ma è pessima. Va bene, tutti insieme. Voglio solo dire che mi spicca la categoria medici. Non lo so perché, è come se sbracciassero per farsi vedere il personale sanitario, sono veramente tanti. Quelli che si sono punturinati in nome della Sì. scienza. E adesso la pensano sempre nello stesso modo? No, 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 sono riusciti a vedere. E coglioni.
Si erano proprio fidati ciecamente. Qualcuno no, aveva dei sospetti, ma molti invece sì, si erano affidati. Bisognerebbe fare il portale Pagliacci per loro e non il portale Aureo. Portale Aureo Pagliacci, con una grossa bocca di pagliaccio aperta che si rimangia, perché più pagliacci di così. Ma che ti permette? Come ti permetti? La scienza, Schenz, bravi. La scienza, questo lo scrivo nella sinossi. Schi. Tutti dentro. E Mirella chiede tutti i disincarnati, più che dei pianeti, io direi dei mondi, di tutti i mondi, di tutti i set cinematografici, di tutte le colture, non culture, colture, di tutti questi plastici con dentro le formichine che siamo noi. Cinecittà, no? Ci sono i vari capannoni, lì si gira Fellini, qua si gira Pasolini, così via. Tutti i mondi. Mi sa che dobbiamo aprirlo questo portale aureo di diametro. Ditemi cosa vedete. Dei fiumi di esseri viventi che si avvicinano come se fossero delle processioni, no? Vedo luci diverse, di colore diverso. Per ogni mondo. Quindi è come se, cioè qua il cielo, qua c'è il cielo che è azzurro, poi vedo questo mondo dove è tutto bianco, quasi come se fosse una luce accecante, poi ce n'è un altro che è tipo come se fosse sempre tramonto, quel viola, rosa, sempre tramonto, poi c'è del verde che è come se fosse, il colore degli alberi che viene riflesso anche, diciamo, nel firmamento, nel cielo, e ci cioè sono colori per ogni, vedo delle Sono tutte specie persone così. che hanno esseri che hanno un'anima, Sì. umani, umanoidi. Monica? La cosa che mi colpisce è come visualizzo diversi portali aurei posizionati su piani. Quindi è come se fosse tipo un palazzo e ad ogni piano c'è un portale aureo, però poi in verità l'intero palazzo è il portale aureo. Però è come se alcune anime avessero bisogno di entrare a determinati piani del palazzo e altri ad altri piani. Dammi un numero, Monica, una grandezza, un numero. Globale. $500 milioni. Elena? A me viene con 15 zeri. 15 zeri. Vabbè, non riesco neanche a capire quanti siano. Ma in effetti 500 milioni non sono tanti, eh? Di tutti i mondi, Monica. Non lo so, forse ci sono altre dinamiche. Non è così semplice capirlo. Va bene, tutti dentro. Intanto datemi un'esterna su Moloch. Vedere un po' quali sono gli effetti di questi lavori in eterico. Era pronto con la bocca aperta, spalancata, e gli è proprio caduta la mascella. E vedo proprio che ha iniziato a corrugarsi fortemente la fronte, a schizzare gli occhi fuori dalle orbite per la rabbia. Elena. Sì, io vedo che è all'esterno del, è nel secondo universo, ok, non potendo entrare.
Quindi è come se si stesse cercando di attaccare, diciamo, alle pareti del primo universo, come se avesse dei tentacoli, ma non riesce, scivola, cioè non ha più presa. Vorrebbe quasi fare il formichiere con la lingua lunga, sai, per andare a prendere almeno qualche briciola. Non può proprio più. Bene, tutto questo è merito di Mirella, che adesso ha paura delle ritorsioni. No, altrimenti anche noi abbiamo paura delle ritorsioni. No, Mirella non ha paura delle ritorsioni, mi fa così con no, con le dita. I parenti di Mirella, di tutte le generazioni, penso l'abbiamo già fatto, se ne aggiungono. Una ventina più o meno. Monica, tutto lì? Vedi anche tu una ventina? Come se andasse ancora più indietro, indietro, indietro con le generazioni, no? E si allontana dall'Italia andando indietro. E quindi riesce a pescare un po' dall'esterno e io ne vedo 32. Va bene, tutti dentro, li salutiamo. Qualcuno vuole dire qualcosa di questi che vanno dentro? Anche sconosciuti, eh? Anche di altri mondi. Vedo una specie di essere azzurro che si presenta con un arco e una freccia, ma non per tirarcelo, proprio lui era così, era tipo cacciatore, con arco e freccia, tutto azzurro, anche l'arco e le frecce, e dice: voglio vedere se questo portale aureo è diverso da quello che propongono di solito. Seguiamolo. Dentro sappia che se ne può tornare indietro. Questo proprio per far capire che non, nessuno obbliga nessuno qua. Quando è dentro ci dice se è uguale e com'era, probabilmente non lo è, com'era quello in cui gli proponevano di andare in passato. A me dà l'impressione che si sia sentito più compreso nella realizzazione di questo portale aureo, cioè lo veda più affine alla modalità, diciamo così, esistente nel proprio pianeta e quindi alla propria energia. Mentre l'altro era decisamente troppo con caratteri umani, anche se poi quando entri nel portale aureo è tutto quanto una forma di energia, però esistono proprio, non solo a livello di frequenze, ma proprio di tipologie di energia, che non trovavano familiarità in un portale aureo, più che altro praticato dagli umani. Sì, a me fa vedere l'altro e mi dice: io preferisco questo perché l'altro è proprio, ti propone tutta un'altra esperienza, cioè delle scelte tutte diverse. E chi lo proponeva l'altro portale aureo? Ma è quasi come se me lo facesse vedere sempre lì, e se un essere vivente si avvicina abbastanza, si apre. È come, lo vedo come collegato direttamente alla sorgente, nel senso, come se ci fosse un tubo diretto, non so. No, Questo nostro. allora, nel senso, questo qui anche, ma lì è come se fosse. Allora, noi lo creiamo dove vogliamo, ecco, no? E lì è come se ci fosse un posto fisso. Più o Quindi va meno. questo signore con l'acqua e la freccia. Rimane nel nostro. Nel nostro, ok.
Lo chiudiamo solo brevemente. Cosa sarebbe la situazione oggi? Quale sarebbe la situazione oggi nel mondo se non avessimo fatto questo lungo lavoro reiterato di portali auri? Monica. Vedo Moloch bello ingrassato, ridente, compiaciuto, che ride fragorosamente. Lo fa qualcun altro questo lavoro nel mondo? Allora, mi viene Romania. Probabilmente c'è una persona che fa un lavoro un po' simile e probabilmente ti ha anche guardato. Eh sì. Siamo molto seguiti dai rumeni e copiati. Melina? Vedo qualcun altro tipo centro dell'Africa, centro orientale. Va bene, lo chiudiamo. Siamo qui per la fiamma di Mirella oggi. Non è il marito. Non analizzerei le vite precedenti che ha avuto con il marito, ma causa esoterica del fatto che non lo riesce a lasciare. Si prendono, si lasciano, si prendono, si lasciano. Causa esoterica, Elena. Perché è come se fosse suo figlio, hanno fatto questo patto. Lei si deve prendere cura di questo bambino di 7 anni. Monica. Hanno fatto questo patto e per ricordarselo, questa entità mentale è l'ideale, no? Perché è un'ape operaia, quindi da un lato è vero che c'è l'affetto, però è proprio come un compito da svolgere, da cui non si può sottrarre, no? È il suo lavoro. Quindi è un qualcosa che quasi va oltre l'affetto, perché l'affetto potrebbe comunque proseguire anche una volta che si sono allontanati, no? Però la questione è proprio che è il suo impegno che si è presa, questo patto è il suo impegno. Ok, perché non hai eliminato questo patto nelle scorse sessioni? No, O l'ha ora reiterato in questa? sì. Perché? Ha reiterato di nuovo una. Diciamo che era, come posso dire, come se vedessi uno spiraglio, ok, dove le entità mentali sono riuscite a agganciarsi di nuovo. Era molto semplice, era uno degli spiragli più semplici da prendere, col fatto che lei non si è mossa in tempo, tra virgolette, nella Matrix, cambiando una cosa preponderante nella sua vita, le entità mentali sono riuscite a riagganciarla su questo aspetto che la tiene molto ferma. Monica. Guarda, lei di fatto, tra la questione del patto stipulato col marito e la questione delle entità mentali, anche le altre relazioni che si è concessa di vivere, non erano così vicine all'esperienza della fiamma. Intanto perché alcuni erano decisamente emotivamente sfuggenti. E poi l'unico che non lo era, non era la persona veramente giusta per lei. Perché lei non provava un sentimento davvero profondo. Quindi si era proprio comunque creata un'alternativa che non era così golosa. E quindi tutto sommato, essendo quella l'alternativa, si è detta: allora va benissimo proseguire con mio marito. Monica, causa dell'aversi sognato, ha sognato te e Elena. Allora sì, c'è stata effettivamente una reale connessione. E un elemento centrale è stata l'auto, come se lei avesse agganciato, perché lei ce le ha delle forti intuizioni, quindi delle capacità anche proprio di connettersi ai pensieri e alle emozioni degli altri, e ha agganciato la mia paura di guidare. E infatti mi ha visto guidare una macchina molto importante, quasi per esorcizzare la mia paura. Elena. Sì, allora,
Vedo come se lei avesse, ecco, questa cosa, come se lei avesse in eterico, diciamo, e col sogno, no? Quindi in eterico, ci avesse chiamato tutte e tre come, a fare tipo una riunione, un summit, e ha messo sul tavolo i suoi blocchi ancora esistenti e ci avesse appunto informato di questa cosa per poter procedere insieme a noi. Con il nostro aiuto. Ok, causa Io posso esoterica e... dire un'altra Sì, cosa? vai, vai, Lei ha vai. Sì. fatto un sogno in cui c'è un importante particolare, perché comunque si svolge, se non sbaglio, a Roma e ha visto diverse figure anche di una certa importanza religiosa, no? Cardinali. Sì. Ed è come in un certo senso dare un contributo verso una certa direzione anche di ricerca. Monica, causa esoterica del, vabbè, fastidio alle mani, abbiamo visto che ha un impianto, del cuore che parte, che si sposta, che sente qualcosa al cuore. Questo è come se avesse proprio un significato simbolico, questo cuore che non riesce a trovare una collocazione. Lei vorrebbe proprio, come mostrano i suoi sogni, lei vorrebbe volare con la fiamma. Non ci riesce a volare con la fiamma, tanto che nei suoi sogni disponibili sono dei bambini, proprio come suo marito, oppure degli anziani, cose del genere, no? Quindi è come se il suo cuore si spostasse proprio fisicamente alla ricerca di questa fiamma che non trova. E c'è questo desiderio ardente in lei. Sì, Elena? sì, è come se dall'altra parte ci fosse la paura a liberarsi, quindi la paura a essere libera di vivere la storia con la fiamma. Quindi vedo il cuore che si sposta e poi è come se ci fosse una corda che lo riporta in sé e dice no, 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 là è troppo pericoloso. Se tu lasci il tuo cuore alla fiamma è pericoloso. C'è questo aspetto qua di sconosciuto, ecco. È come se ci fosse un prezzo da pagare, sai, mi ricollego proprio all'entità gigolò. È come se di fatto tu non puoi avere, come se ci fosse dentro di lei la convinzione che non può avere senza un prezzo l'amore di un uomo che per lei è il massimo. C'è un prezzo da pagare, un rischio alto. E c'è questo prezzo. Nella sua mente sì, nella Nella realtà realtà? no, No. no. Quindi tutto un gioco. Diciamo che c'è una parete insormontabile da superare, ma nella realtà la parete non esiste. Non è neanche di carta. Non è neanche di acqua. Che fai così e sei entrato, no? E dall'altra parte della parete chi c'è? La fiamma? Anche. Bene, c'è un passaggio, è stato detto prima, da fare, senza il quale lui non si avvicina, non può esserci. Qual è? È proprio sganciarsi dalla zona comfort, dall'abitudine. Sì, da questa apparente sicurezza della sua vita, serena, che va dove va tutto bene, ecco, dove è Come tutto normale. andarsene? Già, allora, già molto, sarebbe molto, molto, efficace già dichiararlo A chi? a suo marito, dirlo proprio, non, tu non sei l'uomo per me. Da lì è come se poi tutto fosse molto semplice. Monica. Sì, dichiarare anzitutto a se stessa che vuole davvero essere se stessa, totalmente. Perché lei in questo momento succede questo, che
Nella vita con il marito vive solo una piccola percentuale di sé, tutto il resto rimane come nel mondo delle idee, dei sogni, delle idealizzazioni, quindi viene proprio sacrificata una parte di sé. Vedo proprio anche questo fuoco erotico che rimane proprio una fiammella tiepida e che in lei produce una sorta di invecchiamento. Lei ha Quindi bisogno molto di esternare anche la sua femminilità, il suo essere femmina, il suo essere donna, anche attraverso la sessualità. sì, proprio la necessità dell'unione vera, dell'unione completa con un uomo. Anche perché pure dal punto di vista di cuore, con il marito è più un rapporto affettivo fraterno-filiale. E oltretutto non c'è la possibilità di crescere. È così. Situazione cinema. Marito? Dov'è? Non so, è andato tipo a mangiare la cioccolata per consolarsi, non so, ecco, no? Lo vedo così un po' in mano la cioccolata, con il musetto un po' sporco di cioccolata, come se si volesse consolare. Sì, io vedo proprio, cioè, che gli dice con la mano così, un po' disperato, tipo proprio mamma, non mi lasciare. La fiamma? Allora, gli mostra una lente, mette una lente di ingrandimento su questa scena, quindi tra il marito e Mirella, per dirle guarda attentamente. Cosa ti sta mostrando? Cioè, Vediamolo. vedilo bene, c'è questo aspetto, no? Che siete madre e figlio e non partner, cioè non c'entrate niente uno con l'altro, due persone adulte che siete incastrate in questo meccanismo. Ok, Quindi lui. quindi noi non siamo qui per capire se la fiamma ha i capelli gialli, verdi o Oh. rossi, se abita in Italia, in Argentina o in Crimea. Se siamo qui per capire come creare l'incontro. Prima, durante l'esposizione dei punti, facevo un esempio a Mirella. Hai una situazione ideale dove paradossalmente nessuno ti impedisce di prendere e andartene a vivere o a farti un lungo viaggio di un mese in un paese lontano per staccare, per capire, per uscire dalla dimensione del paese, per uscire dai doveri col marito. Per paragonandola a mille altre situazioni in cui non sono libere come la sua, no? Quindi gente che non vive nel primo mondo ma nel terzo mondo, gente che ha tanti figli, che deve avere ha delle responsabilità, eccetera, eccetera. Perché ho fatto questo esempio? Lo stai chiedendo a noi? Ma intanto Mirella ha molta familiarità in generale con il globo, io vedo. Cioè, è come se avesse anche il desiderio di stringere delle conoscenze, degli scambi, anche con persone molto distanti da lei, che siano veramente, come abbiamo fatto prima, di altri pianeti o di altre culture. Quindi, secondo me, è abbastanza azzeccata questa apertura che tu hai visto, questa possibilità di viaggio. Elena? Sì, è proprio un concedersi, proprio in questo momento, è come se fosse proprio il passo utile per potersi distaccare, in maniera più semplice, immergersi in un'altra realtà completamente diversa dalla sua. Per Esempio? esempio, come se la vedessi appunto fare un viaggio in un posto. Tu hai detto Sud America, potrebbe essere, ma
è come se io la vedessi, adesso mi ha fatto vedere in Irlanda. Irlanda, quella zona di Irlanda, poi anche Scozia, ok, è proprio cambiare posto frequentemente, quindi ogni 2 o 3 giorni, come se facesse un cammino. È proprio entrare in contatto con la cultura e le abitudini di quel posto. Monica. No, mi è venuto da sorridere perché prima quando stavamo parlando del portale aureo, uno dei suoi parenti lontani era proprio dell'Irlanda, quindi come se ci fosse un richiamo anche in questo, no? Io l'ho vista passare anche attraverso la Francia e la Spagna. Quindi un viaggio itinerante Sì. a confronto con persone, culture, consapevolezze, usanze, cibi, lingue, tutto. Diverso. Esatto. E questa Senza. visione cosa fa la FIO? Allora, al suo ritorno, quindi vedo questo. Al suo ritorno, lui gli bussa alla porta, la fiamma. In eterico, ovviamente, quindi nel senso è come se lei si stacca e inizia a entrare concretamente nelle altre infinite possibilità che non conosce ma immagina solo. Ok, è un non uscire dall'immaginazione, ma proprio sperimentare concretamente le infinite possibilità che ci sono nella vita sulla Matrix. Ok, alla fine di questa esperienza, lei è pronta per incontrare la fiamma. Monica, nome del progetto. Chi visse sperando morì disperato. Nome della PS. Spugna, Riccio. Della PE. Un buon Nome della rapporto con il PS. mare, sintonia col mare. Nome della PS della fiamma in questo momento. Riccio di mare. Quindi analogia con la sua PE. Ma tu vedi anche dove si trova? O è grezza? Allora, è grezza, però appunto io la leggo a questo cammino in cui lei alla fine costeggia sempre un po', il mare lo attraversa, il mare, l'oceano. Quindi cos'è? Spagna, Portogallo, la costa atlantica? Sì, la costa atlantica. Elena, vuoi aggiungere qualcosa relativamente a queste domande? Sì, allora io la PS la vedevo, non cioè corallo mi veniva, quindi comunque è una spugna naturale, no? E poi la fiamma la PS della fiamma, che è riccio di mare, come la PE, io vedevo specchio riflesso, quindi alla fine è la stessa cosa. Sì, e poi l'Oceano Atlantico, sì, queste onde, i fiordi, ecco, così. Elena, perché l'anello è un no nel test kinesiologico che Mirella ha praticato? È Problema come se sì. d'anello o test? Il no è perché con l'anello lei ha fatto un altro patto con cui si è incastrata nuovamente lontano dalla fiamma. Cioè? È quello che dicevo prima, come se lei si fosse sposata con la PS, ma come se fosse qualcosa di esterno. Quindi, si è bloccata lì, si è bloccata in questo meccanismo dove non riesce a entrare in contatto con col suo uno, ok, con l'essere uno. E è quindi incastrata nella sua fissa di trovare la fiamma, quindi del pensiero, e non riuscire a centrarsi, invece a seguire lei che vive. Monica.
Per quanto possa sembrare paradossale, è come se lei, una parte molto timorosa di lei, avesse chiesto il no di questo responso, perché ancora non si sentiva davvero pronta. Troppo bloccata da questo patto con il marito e dall'entità mentale, e quindi era come se lo chiedesse questo no, sapendo che era gravoso, no? Quello che doveva affrontare. Possiamo dire che anello sì, anello no, non è una questione di anello. Esatto. Eh no, infatti, proprio per niente. Anello se lo può anche tenere, Sì. metterselo, ma non è in base all'anello, il mio tessoro, no? che trova o non trova la fiamma, che compie o non compie dei patti, che si unisce o non si unisce alla sua PS. Diciamo che l'importanza è l'ideologia che lei dà all'anello. Che è proprio fare un patto, quindi incastrarsi in qualcosa di limitato. Invece l'anello è una cosa che si può mettere perché le piace. Lo vuole consegnare in eterico alla fiamma? Momento a me dice no, questo no, questo è il mio. Quasi un po' come se dicesse perché me lo vuoi prendere. Monica. Secondo me se l'è sfilato dal dito ce l'ha sul palmo della mano e il palmo della mano è aperto, però è ancora nella sua di mano. Ancora non riesce a fare questo passo. Monica, l'orgone, effetti su di lei e il marito. Allora, mi fa vedere come se lei avesse voluto che il marito aprisse una porticina all'interno dell'orgone e loro due magicamente si sarebbero trovati all'interno dell'orgone. Questo ovviamente non è accaduto, no? E non può accadere. È come, non so come spiegarti, come un desiderio magico, non so. Di fatto. Su di lei l'orgone io vedo che l'ha aiutata nell'intuizione molto, nella connessione con gli altri, telepatica. E io la vedo anche una persona molto generosa da questo punto di vista, quindi a lei piace anche elargire energeticamente parlando, okay? Quindi le piace mettersi in connessione con qualcuno. Non la vedo che si risparmia. E vedo che l'ha aiutata molto, anche nell'attività onirica, l'ha aiutata molto. È anche una sorta di ricarica, di grinta, ecco, di voglia di mettere ordine e giustizia, più forte, ecco. Elena? Sì, vedo che da quando ha l'orgone, come se lei fosse stata, rispetto al marito, come se fosse stata sparata in alto, e quindi c'è proprio distanza a livello vibrazionale. Quindi lui, l'effetto che fa su di lui è un po' quasi destabilizzante, no? Magari dei sintomi così improvvisi, strani. E su di lei è, sì, appunto, percepire più liberamente e a 360 gradi le energie, quindi assolutamente ha aumentato la sua capacità, sì, nel sonno, nei sogni e anche le intuizioni arrivano più spesso e più in maniera un po' più coerente, ecco, quindi il collegamento con le persone è un po' più coerente. Prima magari arrivavano intuizioni così, senza un riferimento logico. Adesso sono un po' più centrate con la persona con cui ha a che fare in quel momento o che ha pensato o che ha visto da poco, ecco. Elena, indipendentemente dall'orgone, quali sono le sue capacità medianiche?
in divenire. Allora, questa è quella che secondo me è il passaggio, però, che sarà tra poco, è come se gli arrivano delle intuizioni che lei deve trasmettere a qualcuno. Ok? Quindi delle informazioni che lei deve, ha come l'esigenza di trasmettere a qualcuno di preciso. Ma questa serve solo semplicemente come allenamento. Per lei, per aumentare la sua sicurezza e la sua capacità di gestione di queste intuizioni, quindi arrivare poi a riceverle quando lei si connette, diciamo consciamente e volontariamente, e poi le intuizioni saranno più in là, arriveranno proprio senza discriminazione, quindi quando lei vorrà collegarsi, le arriveranno le intuizioni, ma saranno utili per cercare la sua consapevolezza e la sua evoluzione. Quindi vedo proprio come se si aprissero degli spicchi, ok, visivi, dove lei vede una scena con delle informazioni precise. Monica. Mi fa vedere in questo suo viaggio, che non parlo solamente del viaggio effettivamente che può fare lasciando la propria città, ma in generale il viaggio della sua vita, è come se acuisse la capacità istintiva, sorprendente, di visualizzare punti di debolezza e punti di forza delle persone e dei luoghi e quindi saper scegliere molto velocemente il posto in cui andare, la persona a cui rivolgersi, proprio come un fiuto. Molto interessante. Come sempre, c'è la Matrix, giochiamola. Muoviamoci all'interno. Incontrerà interferenze, Monica. Ci Sì, questo è naturale, fa parte della nostra scelta. saranno, certo, ci saranno pericoli. Pericoli gestibili e superabili da lei. Viaggiare da sola? Sì, ma io la vedo che lei non avrà difficoltà poi a creare anche diversi tipi di ganci. Buoni, appunto, grazie alla sua intuizione. Ma c'è l'opzione da sola, oppure un gruppo molto ristretto. Potrebbero essere tre, tipo. Elena. Sì, sì, proprio questa. Aspetta, che mi è sfuggito. Tanti, quello che ho visto dopo, sì, gruppo ristretto, sì, come diceva Monica, magari anche di persone non conosciute, però è Sì. come se, no, sai, quei viaggi molto avventurosi che c'è avventura nel senso che non sono quelli turistici tipici, no? Però che fai una cosa itinerante in gruppo, persone che non conosce, giusto per avere, diciamo, un appoggio. Così, l'idea di avere un appoggio, ecco, però poi sì, da sola. Hai Per visto? dire una cosa molto popolare, no? Ho visto una trasmissione tipo Donna Avventura, mi ha fatto vedere. Infatti. Che cosa? Cose così. Donne compatibili con te, che tu non conosci, però insomma sono compatibili per la voglia che hanno di viaggiare, non conosci e si fa un viaggio organizzato fino a un certo punto. Cioè decidi le tappe e diciamo che cosa conoscere di quell'ambiente, di quella cultura, ma senza, cioè non sono le visite guidate, ok, ecco, entri proprio a contatto con la cultura del luogo, del posto. Va bene, andiamo con Mirella al cluster a fare quel poco che c'è da fare. Se c'è ancora il serpentello IEDL, perché. Sì, più che altro ci sono le due entità mentali, EDL, il serpente o no. Come le vedete? Mi fa vedere tipo una specie di igloo,
Igloo con queste anse nel ghiaccio, ok, nella parete del ghiaccio dove ci sono tipo delle statuine sempre fatte in ghiaccio che rappresentano i suoi contratti. Mi fa sorridere Buonissimo. perché io ho visto la stessa struttura ma fatta di terra, perché è come se ci fosse un anello grosso e al centro tutta la terra ammucchiata. Quindi poi la struttura che viene poi è la stessa, no? Un igloo. Una montagna, un Una peso. grotta, una, sì, una roba. Una grotta. Anello ancora. Un anello che è un cerchio pieno di terra. Giusto? Dura, Dura. dura anche il La ghiaccio di teniamo. gru dura. No. Peraltro io mi sto rivolgendo a Mirella PS, quella PS che è sempre difficile comunicare con essa. In realtà, se ci pensate bene, è tanto semplice perché la PS siamo noi. Quindi io cosa voglio? Stare qua, sto qua, andare via, vado via. Ma non riesco a comunicare con la mia PS, ma come? Tu cosa vuoi? Quello e fallo. Cioè, cosa ti un'idea, andare via, ti fa sentire bene? E allora comunichi con la sì, allora comunichi con la PS. E sbaglio? No, No, correttissimo. assolutamente. Così è, così deve essere. Funziona così. andiamo avanti. Mirella, ipotizziamo, non lo so. Mi faccio un viaggio. Vado in Francia, non sento niente, no. Vado in Albania, non sento niente, no. Vado in Kenya, non sento così. Sì, più a contatto proprio con quello che fanno, cioè è come se lei riuscisse a entrare, diciamo, a vivere 2 o 3 giorni, proprio a stretto contatto con le persone del luogo. Ok, e quindi lì è come se riuscisse a carpire informazioni per quello che la fa stare bene. Questa cosa qua. Monica? È come se più viaggia, più si sciolgono le sue resistenze, per cui tutti questi suoi blocchi che sono mentali, tutte queste sue domande, dilemmi che si fa, in verità, poi ci riderà quasi sopra. Sembrerà tutto molto più semplice e più naturale di quello che è in questo momento a casa sua. Quindi è il viaggio la chiave. La chiave della vita, la chiave della fiamma, la chiave del marito, situazione incastrata, la chiave della donna con una forte ca carica erotica che non le manca. Viaggio. È come se ritrovasse dei pezzi di Mirella dimenticati durante il viaggio, repressi, direi. Sì, mi fa vedere proprio tipo una scena dove lei dove è nella casa di questi abitanti, che potrebbe essere, sì, sulla costa atlantica mi viene da dire Francia, sud della Francia, dove è in questa cucina con questa persona e lei sta imparando a cucinare un piatto tipico loro. Io vedo che qua succede qualcosa per cui c'è una sorta di distrazione e lei si mette a ridere ed è come se sentisse che era da tanto che non lo faceva, perché è una risata che viene dal cuore, che coinvolge tutto il corpo. Da brivido, come risata, intensa, vita. Nasceranno da questi viaggi degli scambi, quindi lei inviterà a casa sua persone che conoscerà in questi viaggi. Così me ne fa vedere tipo 3 spot, no? 3 luoghi di persone con cui legherà molto, con cui diventerà molto amica. Un'affinità molto intensa. Prima di finire il lavoro, una mia curiosità personale, senza dire la regione o il posto in cui abita Mirella, causa esoterica del fatto che molte energie si stanno concentrando lì.
Elena, vai, vai. Sì, allora, mi è già capitato di vederla, sta cosa proprio in quella zona lì. È come se sotto ci fosse un risucchio, un richiamo di energie molto forti. È come se sotto ci fosse un vulcano di energia molto forte che diventa talmente forte che è luce molto intensa, bianca. Un punto strategico energetico importante, non so, è come se quando sarà pieno, poi ci sarà a livello energetico, tipo in eterico, tipo un'esplosione di energia che poi si potrà diffondere anche sulla superficie, ma proprio Monica. più estesa poi. Come se ci fosse, rispetto ad altre regioni, un'evoluzione accelerata della coscienza lì. È come se, anche partendo da un livello magari molto basso, potenzialmente lì c'è la possibilità di vedere maggiore accelerazione coscienziale. Proprio per il corrispettivo energetico che c'è sotto. Ma infatti l'abbiamo visto più volte, no? Il discorso dell'Italia come tacco punta e come punto di forza proprio, no? Energetico profondo. C'è molta più in questo posto c'è molta più disponibilità a dire sì, è vero, non è come ci hanno sempre raccontato, Sì, ecco, sì, a c'è proprio cambiare un'apertura. Sì. velocemente, ci sono meno reticenze culturali. Le Non c'è quella resistenza che c'è in altri luoghi, cioè c'è isole. proprio la disponibilità di dire ok, allora adesso vado da un'altra parte rispetto a prima, cioè non seguo più quel pensiero lì. Poi quello che deve fare Mirella. Nella sua ricerca personale. Va bene. Avatar c'è qualcosa da fare? Va bene. Portare definitivo insieme, via, Via. sì, no, no. Grosso ad eternum in tutti e due i posti, Avatar e Cluster. Uno nel suo corpo Infatti, fisico. faccio vedere un vaso di Vitale. miele che ha voluto proprio rimuovere. Ad eterno nel corpo fisico, mentale, emozionale, eterico, subliminale. Un ad eternum così, per divertirsi sulla testa del cane. Che io ho visto, voi no? E ha due bei occhioni da cane carino. Un altro ad aeternum nell'anello, così per divertirci, non perché è importante. Che adesso lei è in mano. E se vuole, ne offre uno, lei, alla fiamma. Tu hai detto questa cosa e io ho visto che lo stava già facendo. L'anello si è trasformato in ad eternum che ha offerto la fiamma. E Con, il così suo col palmo cuore, della come se si mano. fosse. Sì, gliel'ho Ah. proprio offerto. Il cuore si è riposizionato, ha ritrovato un equilibrio, una stabilità, c'è la giusta Io dimensione. credo che oggi con Mirella abbiamo parlato del niente e abbiamo parlato di tutto. Sembra che non abbiamo fatto niente. E abbiamo fatto tutto. Se tu, Mirella, ascolti bene questa sessione dopo, hai un'idea precisa e chiara. Perché sei un po' così, senza un mo' che faccio. Adesso invece c'è questa strada. Differentemente dalle altre sessioni, dove il lavoro era più di pulizia delle pentole, no? Adesso cuociamo una pietanza succulenta, la cuoci tu, la prepari tu. Ancora un po' questa cosa della cucina, no? Va bene, vibrazione insieme. Per me 349. 349. No, vabbè.
Siete 300 qualcosa, ok. Vabbè, non lo facciamo sempre, lo volete fare con consapevolezza. 213. Monica? 220. VPS. 67. Uguale 67, sì. Vite, che già erano poche, 1100 non sono un cavolo di niente. 931. Ne vedo un po' meno, 844 ne vedo. Lì. Cervello. 9,9 10,3 Messaggio finale, anche una parola, un gesto. gesto che mi fa vedere è questo. Di apertura delle mani a Su un formare un cerchio, cerchio esatto, intorno, esatto. su di sé. Monica? Vedo che prende in mano uno scettro, il potere della mia vita. Cosa sta dicendo il cane adesso a lei? Che è lì davanti a lei, che la guarda, che sta lì. Che è come se l'assistesse. Come dire, potrei andare in tutti i posti della casa, ma adesso devo stare qua. Sta seguendo la sua trasformazione rapida, silenziosa, energetica. Cosa le dice Elena? Rimani sul pezzo, continua ad aprire i petali del tuo fiore. Sei sempre e comunque la mia mamma. Ale, come dicono in campagna, not vote, not a vote, la mamma di tutti, vabbè. Va bene. Considerazione finale, è la Mirella che avete visto all'inizio della sessione, questa, con il bambino per mano? Allora, questo cerchio che fa con le mani, che poi diventa un cerchio di petali, la fa roteare così e lei prende il volo, quel volo che prende di solito durante i sogni. Monica? Vedo che accarezza la testa del cane. Ed è come se acquisisse la consapevolezza che la sua strada è a prescindere da chiunque. E infatti la vedo anch'io in volo. Va bene, abbiamo finito.